è una ghirlanda di fiori posta appena fuori il penitenziario di Pentonville a Londra. Perché? E soprattutto per chi? E perché sono anni che la comunità irlandese la pone ogni anno, mentre i lavoratori tendono a nasconderla dietro ai segnali stradali? Oggi raccontiamo una storia interessante nata proprio dalla lettura di un biglietto in gaelico lasciata sotto di essa. Una storia che ci fa porre la domanda: fin dove sei pronto a spingerti al fine di salvare il tuo paese? E soprattutto, può un traditore essere considerato un eroe? Oggi parliamo della storia di Roger Casement, l'eroe che tradì il suo paese. Roger Casement nacque in Irlanda nel 1864, in un'epoca di grandi cambiamenti e di tensioni. L'impero britannico aveva ormai raggiunto il suo apice e la sua morsa stringente sulle popolazioni di un terzo del mondo era diventata ormai evidente e insostenibile. In questo scenario Casement dimostrò una grande sensibilità verso tutte le ingiustizie che venivano compiute nel mondo e in particolare sviluppò un grande desiderio di fare la differenza. La sua carriera nel servizio diplomatico lo portò prima in Africa e poi in Sud America, dove si distinse per la qualità del lavoro svolto, dopo aver visto in prima persona le condizioni di barbarie imposte dagli illuminati occidentali verso le popolazioni locali. Le sue indagini sullo sfruttamento dei nativi sia in Congo belga sia in Perù gli valsero una fama internazionale e soprattutto il titolo di Cavaliere dell'Impero. La vita all'estero di Casement lo aveva posto sotto i riflettori in qualità di persona che lottava contro le ingiustizie. Tuttavia Casement si rese conto che quelle ingiustizie contro le quali egli aveva combattuto e combatteva erano ben più vicine di quanto egli pensasse. Tornato in Irlanda, la sua terra natia, egli notò un inasprimento delle condizioni di dominio britannico sul territorio. Un'isola occupata da ormai centinaia di anni e che pativa la povertà, diseguaglianze e repressione politica. Casement, sempre più consapevole delle sofferenze del suo popolo, iniziò a sviluppare una forte coscienza nazionalista e questa si trasformò ben presto in un desiderio di indipendenza. Casement iniziò a collaborare con i nazionalisti irlandesi dello Sinn Féin, ma si trattava di una lotta impari, di sicuro. Una lotta alla Davide contro Golia. Eppure, proprio quando la situazione sembrava disperata, Casement vide uno spiraglio di opportunità. Nel 1914, la Prima Guerra Mondiale rappresentò un momento cruciale della storia inglese e anche di quella d'Irlanda. Casement capì immediatamente che, occupata contro la sua nemesi tedesca, il Regno Unito non avrebbe avuto risorse a sufficienza per lottare contro i propri nemici interni. Non poteva essere sicuro delle condizioni dei tedeschi, ma come dice il proverbio, il nemico del mio nemico è mio amico. A Casement non restava che rischiare il tutto per tutto e andare immediatamente in Germania per cercare sostegno per la causa. È in questo momento che entra in gioco il grande dilemma morale della storia di Roger Casement. Da un lato avrebbe tradito il paese che aveva servito per anni, il paese che lo aveva ricoperto di onorificenze e lo aveva reso ciò che era. Dall'altro avrebbe cercato di salvare il paese in cui era nato, il paese dei suoi avi. Casement si trovò davanti a una scelta impossibile: rimanere fedele alla corona britannica o lottare per l'indipendenza dell'Irlanda. La sua decisione di schierarsi con i nazionalisti irlandesi e cercare l'aiuto della Germania lo mise su un cammino che lo avrebbe portato alla sua fine tragica. Casement cercò di ottenere armi e munizioni per una rivolta in Irlanda e al contempo cercò di organizzare una milizia reclutata tra i prigionieri irlandesi nei campi di prigionia tedesca. E la Germania faceva tutti questi tipi di accordi cercando di ottenere quanto più supporto possibile dai più diversi popoli nel mondo, in particolare tutti quelli che erano sotto il dominio britannico. Fu evidente fin da subito che i tedeschi non avessero a cuore la causa di Casement. Nessun soldato tedesco si sarebbe unito contro gli inglesi in Irlanda, né tantomeno sarebbero stati forniti tutti gli aiuti che erano stati promessi dal principio. Era comunque meglio di niente. Bisognava organizzarsi in fretta e furia e Casement venne a sapere della volontà di organizzare una grande rivolta quando era già in avanzata fase di attuazione. Si trattava della rivolta di Pasqua, una delle rivolte più significative della storia irlandese contro gli inglesi. Nel giugno 1916 Casement allora si imbarcò sull'U-19, un sottomarino tedesco carico di tutti i rifornimenti che egli era riuscito a trovare, nella speranza di poter fare la differenza. Purtroppo però egli fu arrestato poco prima dell'inizio delle rivolte. Le armi in sua presenza tradivano il suo vero intento e ovviamente il capo d'accusa non poteva suonare più in Fausto. Alto tradimento, sabotaggio e spionaggio contro la corona. La resistenza irlandese era stata informata dell'accaduto, ma si trovò con le mani legate. Tentare di salvarlo avrebbe significato mettere a repentaglio l'esito della rivolta di Pasqua. Casement fu quindi tradotto a Londra in attesa di giudizio.
Le rivolte passarono e il processo a Casement iniziò appena dopo 2 mesi dall'arresto. La sua posizione era gravissima. Ed è qui che entra in gioco una delle beffe di questa storia, invece. Infatti, la legge britannica dell'epoca relativa al tradimento si basava su un antefatto scritto in normanno. E la tradizionale interpretazione di questa legge, secondo la traduzione dal normanno all'inglese, avrebbe garantito che Casement potesse essere salvato. La legge relativa all'accusa di tradimento del Treason Act del 1351 considerava colpevole di tradimento chiunque aiuti i nemici del re nel suo regno, dando loro aiuto o supporto nel suo regno o altrove. È in particolare per il senso della virgola che Casement venne giudicato colpevole di tradimento, in quanto sebbene il fatto fosse accaduto, cioè Casement avesse dato supporto ai nemici del re, egli lo aveva fatto altrove. Casement aveva tradito il suo paese, lontano dal suo paese. Ma non fu di certo l'unica ingiustizia, perché durante il processo la reputazione di Casement fu ulteriormente macchiata dalla diffusione dei cosiddetti diari neri. Questi diari contenevano dei dettagli sulla presunta omosessualità di Casement e all'epoca erano considerati scandalosi. Per lo stesso motivo, infatti, anche Oscar Wilde fu costretto a essere imprigionato. Non sappiamo esattamente se i diari fossero veri o no. Si sa soltanto che probabilmente vennero prodotti e sicuramente vennero usati per minare ulteriormente la reputazione di Casement, che doveva apparire come il nemico pubblico numero uno. Nonostante tutti gli appelli internazionali di clemenza e anche da parte di persone famose, tra cui Arthur Conan Doyle, nulla fu utile per lui. Roger Casement fu condannato a morte per impiccagione. La sentenza fu eseguita il 3 agosto 1916, proprio nel carcere di Pentonville. Sempre a Pentonville c'erano altri rivoluzionari, persone che stavano facendo di tutto pur di ottenere la libertà del proprio paese o per combattere contro i torti che avevano fatto le truppe inglesi. Casement aveva solo 51 anni e la sua morte tuttavia non pose fine al dibattito sulla figura. Per molti irlandesi Casement divenne un martire della causa nazionalista. Nel suo discorso alla sbarra, prima di essere condannato, Casement parlò di tutte le ingiustizie che aveva subito sia lui sia l'Irlanda e dei motivi per i quali egli non si sentisse un traditore, ma che fosse naturale per gli uomini combattere in uno stato come quello delle popolazioni quali gli irlandesi o qualunque altro popolo del mondo. E queste sono alcune delle frasi che mossero l'opinione pubblica a seguito del processo. Ireland is being treated today among the nations of the world as if she were a convicted criminal. If it be treason to fight against such an unnatural fate as this, then I am proud to be a rebel, and shall cling to my rebellion with the last drop of my blood. It is better for a man to fight and die without right than to live in such a state as this. L'eredità di Casement continua a risuonare nella storia irlandese. Il suo sacrificio, assieme a quello degli altri leader della rivolta di Pasqua, contribuirono a galvanizzare il pubblico verso il supporto che l'Irlanda necessitava per diventare un paese indipendente. E in un certo senso si potrebbe argomentare che col suo tradimento, per quanto vano potesse essere stato, in effetti l'Irlanda era riuscita ad ottenere l'autodeterminazione. La storia di Roger Casement ci sfida a riflettere su temi importantissimi, quali la lealtà, la morale, il patriottismo. Casement è stato un eroe che ha salvato la sua patria o un traditore che ha voltato le spalle ai suoi doveri? Come al solito la verità sta nel mezzo. Casement era un uomo complesso in tempi complessi. Ha fatto scelte difficili basate su ciò che credeva fosse giusto. E la sua vicenda ci ricorda che la storia non è sempre scritta in bianco e nero, ma ci sono sempre delle sfumature di grigio. E voi cosa ne pensate? Il tradimento può essere mai giustificabile se si considera fatto al fine di salvare il proprio paese? Speriamo di non essere mai chiamati a fare una tale scelta. Ma nel frattempo, riteniamoci fortunati di sapere che ci sono delle persone che sono riuscite a sacrificare la propria vita al fine di garantire la libertà di altri. Grazie per aver guardato questo video, vi aspetto con un'altra storia la prossima volta. Ciao!